Carpaccio di pesce crudo, cocktail di gamberi e tagliolini al salmone. Poi un pensiero, l'assunzione della pasta avrebbe contrastato gli effetti dell'alcol. Ho sospirato, era questo che avevo in mente, farlo ubriacare. Una vena amara mi ha attraversato. L'emozione mi stava allontanando dalla realtà. Ho cercato di ragionare, ma lì tra gli scaffali, le persone che facevano provviste e i carrelli che scricchiolavano. Mi sono sentita di nuovo sola. Ho pagato la cassa senza guardare nessuno e sono salita in auto, diretta a casa. Quando Lorenzo è entrato, io ero in cucina, non avevo preparato nulla. Tutto quello che avevo acquistato era ancora nei sacchetti. Ti do la mano? Grazie, gli ho risposto come avevo sempre fatto. Sono rientrata tardi e non ho avuto tempo di cucinare. Ho elencato quello che avevo comprato e sparso tutto sul tavolo. Ho messo del ghiaccio nei bicchieri e ho mescolato un po' di gin e dell'acqua tonica. Gin tonic. Abbiamo sorseggiato parlando del più e del meno. Gli ho raccontato dell'incontro con Valeria e di come il confronto con la sua vita mi avesse calmato. Mi stai paragonando a un cancro? Mi ha risposto Lorenzo in tono scherzoso. Sei comunque qualcosa da debellare. Lui è rimasto in silenzio, sembrava ferito. Poi ha cercato di cambiare argomento, ma io gliel'ho impedito. Sto parlando sul serio, dovremmo interrompere tutto, non parlarci più. È quello che vuoi? Mi ha domandato con una vena di allarme nella voce. Non so se è quello che voglio, ma non vedo altro modo per andare avanti. Siamo stati sposati per 10 anni, da buttare nel cesso. Stai esagerando. Io, e innamorarti di un uomo che non ti sembra un tantino esagerato, con tutte le donne che ci sono in giro. Mi sono avvicinato alla finestra, mi dispiace. È tutto qui, ti dispiace, poi? Vorrei che rimanessimo amici, tu sei la persona più importante della mia vita.